siamo pronti a cominciare, insomma, dobbiamo iniziare con un libro che non è proprio un libro semplice. Mi verrebbe da dire, insomma, a chi ci ascolta, che tratta di una tematica che di cui si parla forse troppo poco e boh, non lo so perché mi viene da dire boh, perché in effetti invece è molto più presente di quanto in proporzione a quanto poco se ne parli, ed è questa la cosa un po' che sconvolge, del fatto di diventare madri e di come le donne, soprattutto quelle di una generazione che mi appartiene, si ritrovino a dover decidere, magari per tanti motivi che non stiamo qui a discutere, ci mancherebbe. Ognuno ha le sue ragioni di rimandare una gravidanza. Poi, insomma, pure su questo andrebbe un po' un po' parlato, perché non è che proprio a volte uno decide, a volte è anche costretta dalle circostanze, dal fatto che purtroppo facciamo delle professioni, abbiamo dei ritmi che non ci consentono di scegliere, no? A volte siamo anche un po' costrette, però vabbè, questo è un altro discorso. Diciamo che comunque ci si ritrova ormai, ed è innegabile, lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri, a diventare mamme sempre più grandi. Ma diventare mamme sempre più grandi è una cosa un po' particolare, non è proprio così, nel senso che non è molto molto semplice, non avviene sempre naturalmente, esistono vari percorsi e sono anche percorsi molto dolorosi. Questo libro, Cose che non si raccontano, in Audi Editore, racconta proprio l'esperienza che ha vissuto Antonella Lattanzi, che è l'autrice e che è con noi, e io ringrazio tantissimo. Buon pomeriggio, Antonella. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. E allora, questo intanto è un libro che, non lo so, forse a chi vuole avere un figlio in questo momento non glielo consiglierei. Così, a occhi e croce, direi dopo. Quando avete fatto tutto quello che volete fare, leggetelo. Però, insomma, a chi vuole diventare mamma, è un libro molto doloroso. C'è molto dolore in questo libro, Antonella. Guarda, per me è anche un libro in cui il dolore non è raccontato di per sé, nel senso che quando ho deciso di scrivere questa storia, di raccontare la mia storia, di trasformarla in un romanzo, e la mia storia è un po' quello che raccontavi tu prima, cioè la storia di una donna che è stata sempre ambiziosa, ha sempre amato tantissimo il suo lavoro, ma non avendo una famiglia alle spalle, non avendo possibilità economiche e desiderando un lavoro come il nostro, che è un lavoro senza ferie, senza maternità, senza malattie, e quindi un lavoro che può scomparire praticamente da un momento all'altro se tu non ci sei, questa donna, che sono io appunto, ha rimandato la gravidanza per tantissimi anni, pur essendo convinta da sempre che voleva avere neanche soltanto un figlio, addirittura di più. E poi il momento in cui ho deciso di poi provare ad avere un figlio, naturalmente la natura non mi ha accompagnato un po' perché ero in ritardo, un po' perché secondo me appunto la condizione psicologica in cui ti metti durante la ricerca di un figlio è anche molto importante, e io per degli aborti che avevo fatto, nonostante sia una donna che crede totalmente nel diritto all'aborto, lo difende come se fosse una fede, c'era sempre, e questa cosa l'ho notata anche delle mie amiche che hanno letto il libro e poi ne abbiamo parlato, un senso di colpa comunque per di colpa aver abortito. Accompagna molto, sì. Questo sì, purtroppo anche come è concepito nel nostro paese, no? Questo è un dibattito aperto da tempo. Il fatto che l'aborto sia di fatto legge ormai dagli anni 70, ma poi tutte quelle persone che raccontano di aver abortito raccontano di una realtà molto discriminante quando vai a fare l'aborto, sì. E questo non aiuta, sembra sempre che stai facendo qualcosa che non è un tuo diritto, quindi è normale anche che venga accompagnato da un senso di colpa e ti rimane addosso, è così. No, infatti, sicuramente anche per appunto per come viene percepito, ma anche perché non le raccontiamo mai queste cose, come dicevi prima, e perché comunque appunto quando vai
a fare questo aborto, ti fanno sentire il battito del bambino. Questa cosa tu l'hai scritta, è tremenda. Sì. È tremenda, è sì. tremenda. E cercano fino all'ultimo di convincerti a non fare questa cosa. Quindi è chiaro che poi ti rimane per sempre il senso di colpa e il senso di non esserti meritata di creare una vita dopo che hai rifiutato un'altra vita. Io, però, diciamo, rispondendo alla tua domanda sul dolore, sicuramente questa è una storia di dolore, però per me questo non è un libro sul dolore, è un libro sul desiderio, sull'adrenalina, sulla vitalità, sulla capacità di reagire al dolore cercando di creare qualcosa. E questa per me era la cosa più importante. E anche appunto il libro in cui ho deciso di raccontare tutte le cose che ho visto, tipo la violenza ostetrica, tipo il modo in cui ti trattano anche nelle cliniche di seconda azione assistita, tipo la solitudine che provi all'interno di una coppia nel momento in cui cerchi un figlio e questo figlio non arriva. Volevo raccontare tutte queste cose e raccontarle con le parole giuste, perché io in dei libri che hanno parlato anche di dolore ho trovato consolazione e mi succede tantissimo che i lettori mi scrivano su Instagram e mi dicano grazie e mi dicano che con questo libro li ha sollevati dal dolore, e quindi questa per me era la cosa più importante. Per te è stato un libro anche si dice, no, che scrive anche terapeutico, quindi affrontare questo momento difficile della tua vita, questo anno difficile che ci hai raccontato, un anno e più, e, ti è servito, cioè la scrittura ti ha salvato anche stavolta, come ti ha salvato il romanzo di fronte a quanto ti è capitato nel 2021? Beh sì, mi ha salvato non perché io appunto volessi scrivere un diario o un memoir o dell'autofiction, perché non era quello che mi interessava proprio scrivere un romanzo. Mi ha salvato perché secondo me nel momento in cui noi parliamo di qualcosa, e a parte il fatto che io di tutta questa storia, che poi è proseguita con l'impianto di un embrione che si è prima sdoppiato e poi triplicato con tutta una serie di complicazioni. Sì, di operazioni e complicazioni. Io tutta questa storia non l'avevo raccontata a nessuno, anche perché nell'oralità credo poco, nel senso che ho molta paura quando parlo con qualcuno del giudizio di questo qualcuno, del fatto che non mi capirà o che appunto mi giudicherà, mentre nella parola scritta e letta credo moltissimo. Quindi pronunciare quelle parole che non avevo pronunciato, tipo gravidanza, io non l'avevo detto a nessuno, sono incinta, e non l'ho detto per tutto il corso del tempo, ma l'ho dovuto scrivere. Oppure le parole eufemistiche della medicina, noi pensiamo che la medicina usi delle parole schiette, che sarebbe la cosa utile, perché almeno c'è qualcuno che ti dice le cose come stanno, invece da schiamento si dice revisione della cavità uterina, sì. Oppure appunto il feticidio da tre embrioni a due si chiama riduzione, e che le parole diventano eufemismi, secondo me fa proprio male, perché ti distaccano dalla realtà invece che fattici immergere. E quindi per me questo era il punto, cioè non scrivere un diario, non scrivere un memoir, ma scrivere un romanzo affidandomi totalmente al potere della parola scritta e della parola letta. E da questo punto di vista sicuramente sì, mi ha salvato. Ti ha salvato. È un libro, tra l'altro, che hai messo comunque un po' a scrivere, no? Perché ci sono stati dei momenti in cui scrivi proprio non ce la faccio a scrivere. Io mi devo fermare, ti blocchi, ci sono stati, hai dovuto ricordare, sei dovuto andare indietro, hai ricercato tra i messaggi WhatsApp, hai coinvolto il tuo compagno, perché naturalmente anche lui fa parte di questa storia, al quale tra l'altro hai anche detto, anche lui ti ha stillato un po' il dubbio, no? Sei sicura che lo puoi scrivere un libro così? Lo sai che poi ogni volta ne devi parlare? E in effetti forse questa è la prima delle preoccupazioni che può aver avuto qualcuno che ti è stato vicino e ti ha visto soffrire, no? Ha sofferto con te,
dover sempre ricordare, ed è uno delle, forse degli rimproveri che maggiormente ti muove lui, no? Sempre in maniera affettuosa, però ti dice non pensare sempre a quello che è successo, anche questo ripensare continuamente lo ha percepito come qualcosa di che potesse essere pericoloso per te. Però tanto Tanto non è dice, non è che se non qualcosa, racconti, me lo dimentico. non è una cosa a cui uno può non pensare, cioè, è una cosa che anche, è anche passato troppo poco tempo perché io possa dire che si può metabolizzare, perché io non credo assolutamente di averla metabolizzata, spero nel futuro di sì, però per me veramente quello che scrivo a un certo punto nel romanzo non si tratta di urgenza, di necessità, si tratta alla fine di cercare di fare qualcosa che abbia ancora un valore. E questo per me era il senso, che corrisponde per me con il senso di esistere, cioè in una situazione in cui ho perso completamente il senso della vita, soltanto trasformare questa storia che mi assillava in un romanzo avrebbe potuto aprire la speranza in un nuovo senso, perché poi alla fine i romanzi si scrivono per questo, anche quando le storie sono inventate, perché hai una storia in testa che non ti abbandona più. Io in Certo. testa avevo solo questo e potevo raccontare solo questo, quindi diciamo che anch'io ero un po' preoccupata del momento in cui ne avevi parlato, ed è chiaro che queste 3 settimane dall'uscita del romanzo per me sono state emotivamente molto dure, però appunto quando qualcuno mi dice devi andare avanti, non credo che uno debba andare avanti. C'è una frase in Pinocchio di Guillermo del Toro, che a un certo punto Pinocchio chiede al grillo parlante cos'è un fardello, e il grillo parlante gli dice: è un dolore molto forte che ti vuoi portare dietro. E questa cosa mi ha molto colpito, perché appunto è anche qualcosa che tu vuoi non dimenticare. Certo che non puoi dimenticare perché immagino che sia anche qualche cosa dalla quale hai imparato, no? Come tutte le esperienze. Cosa ti senti che ti ha lasciato questo tuo vissuto, questo anno passato proprio alla ricerca di questo figlio che poi purtroppo non è arrivato? E tu dici anche, nel libro lo dici tante volte, che sei abituato a non avere lieti fini, quindi naturalmente questo libro non avrà un lieto fine e quindi lo possiamo dire, visto che lo dici tu e lo ripeti già quasi dall'inizio del libro, almeno per ora mi viene a me da aggiungere, che non si sa mai, poi la vita è così strana. Uno fa tanto e poi magari invece, e se no, se vede che deve andare così, insomma, uno un po', po'. Io ecco, c'ho sempre un punto di vista un po' fatalista anche su questo. Però immagino che ti abbia lasciato qualcosa, no? Comunque, questa esperienza che ti ha insegnato? Ma non lo so se il dolore insegna, nel senso che avrei preferito non No, passarci infatti. attraverso. No, quello che appunto c'è, cioè, l'unico motivo per cui questa cosa l'ho potuta, cioè penso che, non, che qualcosa appunto mi è rimasto anche di positivo dopo tutto quello che ho attraversato, è proprio avere la possibilità di denunciare determinate cose, perché appunto quando mi scrivono grazie i lettori mi ringraziano perché sto denunciando delle cose di cui non si parla, come appunto il fatto che uno quando ha un aborto e c'è il raschiamento, l'operazione gliela fanno in sala parto, lasciando lì la persona per un sacco di tempo, con tutti gli altri bambini che nascono nelle altre stanze, tutti i cuori che battono, oppure che quando tu hai perso un figlio in quel tipo di reparti continuano a chiamarti mamma e papà, che voglio dire, aggiungere tortura a tortura proprio non è il caso. Quindi diciamo che quando per esempio mi scrivono o mi chiamano o mi parlano alle presentazioni ostetriche, ginecologhe, medici, mi fa molto piacere perché dicono che queste cose esistono.
e quindi bisogna parlarne, perché chiaramente non tutti i medici sono così, non tutti gli ostetriche sono così, però appunto il fatto di avere uno strumento per non far rimanere questa storia solo mia, ma per poter denunciare qualcosa, mi sembra una cosa importante. Questo è importante anche perché tu hai parlato di PMA, che è la procreazione medicalmente assistita, di cui si parla pochissimo, cioè se ne parla nel momento in cui ti interessi a questo argomento, no? Sì. Questa perlomeno è la sensazione. In linea di massima, se no pare che tutte queste mamme ultra quarantenni siano tutte così baciate fortunatamente da non si sa quale atto così di momento fertile, ma non è così, bisogna anche insomma andare un pochino a dire quali sono la verità. La maggior parte delle mamme over 40 che diventano mamme, e che non sempre è così scontato che comunque questo avvenga, è comunque grazie alla procreazione medicalmente assistita, quindi è una forma di che ormai si mette in atto in maniera piuttosto quotidiana. Tu come ti sei avvicinata a questa idea e come ti sei informata? Perché appunto c'è una disinformazione. C'è tantissima disinformazione e soprattutto nessuno ne parla, nel senso che è come se anche chi ha fatto ricorso alla procreazione assistita e così ha avuto dei figli non lo dice, non è una cosa che si dice. Sono in pochi che lo fanno. Per esempio io, una cosa che da quando mi sono informata, e purtroppo ho dovuto studiare da sola, cioè ho dovuto cercare tutto da sola, è stato proprio un percorso molto solitario, cioè cercare di capire dove andare, cercare di capire in quale città andare, cercare di capire come fare a non spendere tanti soldi, anche perché è un percorso costosissimo. Certo. Cioè, sì, tra appunto tutto quello che fai e poi le medicine e poi il primo tentativo, poi il secondo, poi il terzo, non se ne parla minimamente di tutto questo e non si parla neanche dell'impatto che una cosa del genere ha sulla coppia e su di te come donna, perché se tu non puoi più programmare la tua vita perché non sai quando avrai l'ovulazione giusta per poter fare i monitoraggi giusti, e cioè quando inizi il percorso della PMA non sai quando ne uscirai, e soprattutto nessuno ti può dire delle date precise perché dipende dalla crescita dei follicoli e così via, però nessuno si rende conto che tu sei una donna che lavora. E quindi a un certo punto mi è capitato di dire a un professorone di una clinica: mi scusi, ma io non devo posso avere un'idea orientativa di quando devo fare questa cosa perché ho dei viaggi di lavoro che devo organizzare o delle riunioni. E lui mi ha detto: anzi, però devi decidere, ti vuoi dedicare al lavoro o ti vuoi dedicare alla ricerca di un figlio? E questa di nuovo non lo chiede nessuno. No, un uomo non glielo chiede nessuno, ma tu scrivi una cosa che a me è molto colpito, e forse ecco anche questo è un tema che tu fai uscire molto bene nel libro e che a me ha colpito particolarmente, che è proprio il ruolo diverso della donna e dell'uomo, cioè nel senso è molto evidente nel libro che nello specifico il tuo compagno è comunque molto felice, no? di poter diventare papà, di poter avere dei figli, ti appoggia nelle tue scelte, ti aiuta per quello che può, però poi alla fine tu dici: tu sei una donna, devi fare tutto da sola, il corpo dentro il quale ci sono queste bambine è il tuo, fatene una ragione. E tu tante volte hai scritto che ti sei sentita sola, nonostante, insomma, ribadisco, perché non è che uno vuole sminuire il ruolo di una persona che ti sta a fianco, però in effetti è così, cioè lui ha comunque continuato a lavorare quando è stato inevitabile, c'è stato, ma tu gliel'hai anche risparmiato, perché noi donne poi facciamo così, no? Come se fosse una cosa solo per noi, cioè il figlio lo dobbiamo fare noi e tu vuoi evitargli qualsiasi rottura di scatole per non sentirti dire che vabbè non se ne fa nulla. E quindi sei lì che, oltre allo stress fisico che subisci, ti stai anche a cercare di non porre troppe questioni emotive che già hai di tuo per far saltare certi equilibri, perché parlavi proprio prima dell'importanza e dell'impatto che ha sulla coppia. Beh sì, perché appunto nessuno ti spiega che come affrontare il passaggio da fare sesso quando ti va
pensando che così si fanno i figli, perché così li fanno gli altri, a fare sesso seguendo l'ovulazione, quindi dovendo andare dal ginecologo che monitora l'ovulazione, quindi tu poi devi far sesso in quei 7 giorni, un giorno sì, un giorno no, che già è una cosa che, diciamo, alla lunga stanca ed è molto frustrante. E poi addirittura quando il sesso non c'entra più con la procreazione, ma gli ovuli stanno da una parte e lo sperma sta dall'altra e poi vengono uniti in laboratorio. Nessuno ti spiega l'impatto psicologico sulla coppia e sulla sessualità della coppia. E poi sono tutti percorsi che per la maggior parte le donne fanno da sole, perché è come se tutto quello che viene prima della nascita di un figlio, quindi la ricerca di un figlio, la gravidanza, tutti i problemi delle gravidanze e tutto il resto, sono tutto appannaggio della donna. E poi dopo, quando nasce un figlio, chiaramente ci sono dei padri che sono presenti e dei padri che non sono presenti, però diciamo che per la maggior parte se un padre è un buon padre, c'è. Mentre proprio io quello che sentivo era proprio che quella era una cosa soltanto mia. E non era così, io avrei voluto dire che non era così, perché comunque era una cosa di tutte e due, però avevo anche molta paura che poi il mio compagno mi dicesse: va bene, se cioè, rompi questa cosa non si fa più, e che non avrei potuto fare da sola, cioè, c'è una forte interdipendenza, io non sono abituata a dipendere da qualcuno, e quindi che invece chiaramente nella ricerca di un figlio non puoi prendere una decisione da sola, ma la devi fare con un'altra persona, è una cosa che per me è stata spiazzante. Motivo per cui quando da sola ho studiato, sono andata, ho viaggiato, ho chiesto, da quando ho capito come stanno le cose, io consiglio a tutte le donne più giovani di me di congelare gli ovuli. E infatti questo è un tema che tu hai tirato fuori a seguito di questo libro, ed è un altro tema molto interessante, quello appunto, non se ne parla neanche di questo, no? Adesso in pochi stanno iniziando a parlarne. Di tematiche di questo tipo, ma prima non se ne parlava proprio, cioè, per dire, quando avevamo 20 anni noi, nessuno ci ha mai detto una roba del genere, nel senso proprio non era un argomento quello di congelare gli ovuli, appunto. Invece questa potrebbe essere una delle soluzioni che andrebbero consigliate, ma durante questo percorso, infatti è una domanda che ti volevo fare, perché io appunto leggendo e cercando anche di capire un po' dal punto di vista anche emotivo, no? Come avevi affrontato le cose, non c'è mai stata una figura di uno psicoterapeuta, uno psicologo che ti ha seguito? Non hai avuto necessità di affiancarti ad uno specialista del genere? O non ci hai pensato? Ma guarda, io non è che non ci ho pensato, io in passato sono andata spesso ho seguito dei percorsi con degli psicologi, che però non sono andati a buon fine per me, e quindi ho pensato che... Non l'hai ritenuto, insomma... Sì, anche se appunto me l'hanno consigliato tantissime volte, e poi chissà, magari lo farò un giorno, ma sul momento diciamo che la questione per me era proprio di sopravvivenza, perché a un certo punto ho cominciato ad avere delle emorragie e anche di sopravvivenza degli embrioni, e quindi c'erano delle cose più per me impellenti sul momento. Sì, No, proprio perché tu racconti proprio di questo percorso e parlavamo di questa mancanza, no? di parlare di questi argomenti, tra le altre cose, oltre magari ad un percorso che andrebbe fatto poi all'interno delle scuole piuttosto che in altri diciamo ambiti, comunque quindi legati alla procreazione medicamente assistita, al congelamento degli ovuli, che si può fare soprattutto quando hai un'età in cui sei molto fertile, dai 20 ai 30 anni diciamo più o meno, in modo tale che poi un domani puoi rimpiantarli e non hai, diciamo, l'incubo di non poter avere più neanche, perché poi ci sono tantissimi fattori naturalmente legati alla mancanza della nascita di un figlio, la fertilità, insomma, è un campo abbastanza ampio, ci sono anche quelle situazioni in cui no, ma tu stai bene, tuo marito sta bene, ma non viene uguale, quindi che è un po' quella che tu racconti all'inizio e che quindi ti fa poi per forza di cose trovare altre strade, altre soluzioni, ecco, magari avere un percorso anche psicologico legato per capire certe dinamiche dovrebbe essere, secondo me, insomma, tra le cose che andrebbero fatte.
E tu appunto hai consigliato questa cosa degli ovuli, ma il problema è anche, no, un po' il nostro paese da questo punto di vista, la nostra cultura. Tu parlavi di senso di colpa legato anche al discorso che noi siamo un paese cattolico, quindi tante cose anche non sono neanche previste. No, ma infatti, appunto, per esempio, io sono stata in un ospedale cattolico dove c'era questo grande cartellone che diceva che la sofferenza arriva dal Signore e in cui appunto mi hanno trattata peggio perché avevo fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita perché avevo fatto questa operazione di riduzione da 3 embrioni a 2, quindi a un certo punto una dottoressa mi ha detto: tutto questo dolore, tutto lo sei meritato. E tu in questo libro hai giustamente detto un sacco di volte, come invece le tue amiche ti consigliavano, tu non ce l'hai mandata a quella, a quell'altra. È stata proprio. Capisco che in quel momento devi sopravvivere, però voglio dire, veramente, ma di fronte a certe dichiarazioni, credo che insomma, veramente ci voglia. Che dose di pazienza, non lo so No, ma neanche come infatti. definirla, guarda. Ma infatti questa è una mia amica che appunto non sapeva niente di questa storia e ha letto il libro, poi mi ha scritto una bellissima mail dopo che finiva con tu non li hai mandati a fanculo sul momento, ma con questo libro li hai mandati a fanculo. Infatti, è vero. Con questo, penso che si stiano a vergognare in parecchi, perché insomma, tu non è che qui nascondi un granché, tu dici No. cose che non si dovrebbero dire, alla fine le ha dette quasi tu. Cose non sia, qualcosa non l'hai detta, qualcosa te la sei risparmiata, ma per salvaguardare te stessa più che giustamente gli altri che invece si sono meritati. Cioè, anche, però dobbiamo anche parlare dei personaggi positivi, al di là degli amici, no? Che uno si sceglie, di cui si fida, con i quali, di quali parla. C'è anche un dottore che però è una figura bella in questo percorso, che ti sta accanto come veramente fosse un po' un papà, no? Il dottoresse. Sì, c'è cioè questo ginecologo che mi ha seguito per tutta questa strada, che è stato veramente una delle poche persone, cioè di pochi medici, ma anche delle poche persone, che ha capito che io continuavo a essere un essere umano, oltre che una donna che cercava un figlio, e quindi cercava anche in tutti i modi di assecondarmi lavorativamente, perché sapeva che non era un capriccio, ma era un lavoro. E quindi diciamo, per me è stata una figura proprio illuminante, un faro attraverso tutta questa distesa di disperazione, sia per la sua competenza, ma anche perché appunto si rendeva conto di stare, che comunque non è che la ricerca di un figlio ti cambia e ti fa diventare un'altra persona rispetto a quello che sei, e quindi che doveva rispettare la persona che ero, e quindi che ne so, quando sono andata a Milano a fare la prima visita per questa operazione che dovevo fare, lui è riuscito a farmela coincidere con il giorno in cui io avevo un viaggio di lavoro, perché nello stesso momento poi, che chiaramente tutto deve avvenire tutto insieme, nello stesso momento c'è il primo lockdown, il Covid e tutte le Certo, cose perché che c'è da sappiamo dire bene. che è coinciso tutto poi in un anno molto Sì, e semplice. anche mi coincideva l'uscita del mio romanzo, quindi diciamo che si sono sovrapposti tutti questi piani e i colpi di scena di questo romanzo sono tantissimi, ma purtroppo sono tutti veri, perché appunto c'è stata una coincid delle coincidenze incredibili, che è stato anche uno dei motivi per cui io ho deciso di dire che era la mia storia, perché se io avessi detto che era una storia inventata, il lettore mi avrebbe detto: vabbè, ma è incredibile, non Ma possono esagerato. succedere tutte queste cose insieme, ma anche perché per me era importantissimo metterci la faccia in questa storia qui. Questa storia, infatti, io quando l'ho letta, diciamo, l'ho percepita un po' divisa in due parti. Allora, al di là del fatto, dal punto di vista strutturale, che inizia con quella che poi alla fine, no? Parte con diciamo, giugno 2022, più o meno, dove succede un fatto, non stiamo poi a spoilerare tutto, però un fatto piuttosto tragico, no? Per la tua salute, che è però una conseguenza di quello che era successo nei mesi precedenti.
quindi poi tu vai a ritroso nel libro, ci racconti quello che è successo per poi richiudere naturalmente con quanto avvenuto e riprendere, diciamo, le fila dalla, della prima parte di racconto che ci hai dato. Quindi il lettore inizia leggendo questo... questa situazione è molto molto difficile dal punto di vista della salute per te e poi capisce andando avanti quello che avviene. E, nella prima parte, quando tu racconti questo, in qualche modo ti concentri maggiormente anche sul tuo questa tua doppia, se vogliamo, non doppia personalità, però su questa tua doppia esigenza, no? Di dare comunque una priorità al tuo lavoro, al tuo romanzo. E nello stesso tempo però voler diventare madre, quindi volercela mettere tutta anche nell'affrontare quest'altra situazione, che è quella di poter rimanere incinta. Ci sono dei momenti in cui tu non ti senti all'altezza, perché a volte ti sembra che preferisci, no? Più il primo di ruolo, cioè quello della scrittrice, quello di madre. Te lo rimproveri anche, no? Dicendo forse io... No, non sono una brava madre, forse io in realtà voglio essere più una scrittrice. Ecco, quando tu hai scritto questo, quello che mi è venuto in mente una volta che... Perché, insomma, scrivi un libro del genere, ti sei esposto a tanti, no, giudizi che purtroppo la gente non è che se li risparmia granché. E quindi la mia domanda è stata, qual è stato il giudizio che ti ha fatto più male? Perché immagino che ci sarà stato qualcuno che ha detto anche... ma se volevi fare tanto la scrittrice, forse appunto non è che avevi tutta questa voglia di fare la mamma o viceversa, cioè quali sono stati i giudizi che ti hanno ferito maggiormente? Perché, insomma, ripeto, tu veramente ti sei aperta molto e hai dato un quadro molto, molto chiaro di come ti sentivi, e quindi c'è qualcuno che potrebbe... Ma guarda, per la maggior parte le persone che mi scrivono o che mi dicono qualcosa sono, per fortuna, tutte persone che in qualche modo sono state colpite positivamente dal libro, che appunto, come si diceva, non mi è capitato di essere offesa, per esempio, sui social, cosa che invece mi avevano anche detto che poteva succedere. Appunto, ma io immaginavo che qualcuno ci sarebbe stato, sinceramente, perché purtroppo... l'unica cosa, appunto, che l'unica, però veramente, nel senso che è un commento che ha fatto una persona, una donna, su Instagram sotto il mio post, però appunto mi avevano detto che mi sarebbe successa qualsiasi cosa, poi alla fine invece secondo me le persone capiscono quello che tu... Cioè io ho scritto questo libro anche proprio nella fiducia che il lettore avrebbe capito quello di cui stavo parlando. Una donna mi ha scritto: ma tu hai abortito... Non pensi quanto possa fare male a una donna che a 40 anni non è mai rimasta incinta. Lei si capiva che era una convinta antiabortista. Io però non ho risposto, perché non mi metto a stare a discutere, diciamo, sui social. Però, nonostante questa cosa, diciamo, sia bruttissima il fatto di, cioè, per me il fatto di essere un antiabortista, per me è una caratteristica, è una scelta molto negativa, perché appunto se uno legge per esempio l'evento di Annie Ernaux, che racconta un aborto illegale negli anni 60, certo, e lei lo racconta benissimo, cioè benissimo anche nel senso, in maniera molto cruenta, e tu dici: com'è possibile che di nuovo si sta mettendo in discussione il diritto all'aborto? Perché comunque l'aborto ci sarà sempre, cioè le donne abortiranno sempre, o in maniera illegale o in maniera legale, e quindi è molto meglio che sia in maniera legale, legale. Però diciamo, alla fine di tutta questa storia io capisco anche lei, perché è come se io ho vissuto non essere antiabortista, ma rosicare per il fatto che altre donne hanno dei figli e tu no, cioè anche donne che non vogliono i figli li hanno e tu no. Perché è come se io ho passato, con questa storia in cui è successo di tutto, ho passato tutti gli stadi dell'essere donna, cioè dal volerlo al volerlo non adesso e quindi abortire, a cercare di fare, cioè ho passato così tanti stadi, così tanti stati emotivi, che capisco anche che una persona possa dire:
Sì, va bene, però tu l'hai rifiutato e io lo sto cercando da una vita e non mi è mai arrivato. Dopodiché non sono per niente, appunto, accomodante con un antiabortista, perché mi sembra veramente una delle cose più brutte che si può augurare a una persona, quella di abortire illegalmente, rischiare la vita, oppure alla fine non farcela proprio, perché succede tante volte. Però non me la sento più di condannare non gli antiabortisti, ma quelli che come me hanno sofferto e quindi magari hanno sviluppato anche un certo risentimento nei confronti del mondo. Sì, che fa anche sorridere. Ci sono delle parti in cui racconti che stai vedendo magari dei film e vedi quella che rimane incinta e dici: ma guarda tu sta stronza. C'è un momento in cui il tuo compagno appunto dice: ma basta, non è sono tutte stronze quelle che rimangono incinte. Però in effetti, insomma, se, dobbiamo essere sinceri, è scritto tante volte sul tuo libro, e sincerità per sincerità a volte, insomma, non è che uno è invidioso nella maniera cattiva, è invidioso anche un po' nella maniera cattiva, però insomma dice, si domanda quantomeno perché a quella sì, a me no, e cioè è umano, cioè è giusto che ci sia anche un porsi certe questioni e certe domande, no? in quella modalità, quindi... Io appunto non ho figli neanche io, e nonostante non sia stata una... Non ho avuto la tua esperienza, non l'ho vissuta alla tua maniera, perché sono un po' più fatalista, cioè sono un po' meno... Ognuno poi ha il suo... c'è della serie, se arrivavano erano ben felici, non sono arrivati al momento, perlomeno insomma spero... Non lo so, sperarlo o meno, però non sono arrivati, e quindi va bene lo stesso, non fa niente, ricalcolo, ricomincio, riconcepisco la mia esistenza in un altro modo, per dire, no? Però siamo appunto tutti diversi anche di fronte ad una questione così, così importante. Nonostante ciò, anche a me sono capitate alcune delle cose che tu hai scritto, nei momenti, soprattutto magari prima, quando questo ricalcolo te lo devi un po', non dico imporre, però insomma mettere in conto, perché magari non l'avevi proprio messo mai in conto, come dici tu, no? Che ti sei sempre immaginato una vita con dei figli, e quindi quando vedi che magari chi ti circonda, anche le persone a cui vuoi bene, magari invece rimangono incinte, hanno dei figli, e quindi per loro la vita è esattamente come l'avevi programmata magari tu, e allora ti domandi: ma com'è che a me no? E a loro sì, è naturale che sia così, quindi cioè, non ci trovo nulla di così cattivo e tremendo. È un libro sincero questo, Antonella, talmente sincero che l'altra domanda che ti volevo fare era: ma invece mamma e papà come l'hanno presa che di tutta questa, cioè non mi dire che l'hanno saputo dal libro? Sì. Allora non volevo stare nei tuoi panni, perché se la reazione sarebbe stata quella dei miei, non la voglio immaginare. No, magari più che genitori, anche di tua sorella, perché tu lo racconti anche qui, no? Che hai parlato solo con pochissime persone che ti erano vicino, poi tu abiti in una regione diversa da dove sei nata e cresciuta, quindi è ovvio, è più semplice anche mantenere, no, la distanza per certe cose, se uno riesce a cioè le nasconde meglio, perché è un po' complicato nascondere tutto quello che ti è successo. Sì, guarda, io proprio sono molto così, che non dico niente di me, perché appunto ho molta paura del giudizio altrui, ho molta paura di non essere compresa, ho molta paura di consegnare delle cose importanti che poi non vengono recepite, non lo so, e anche perché se le cose non le nomini molto spesso non esistono, e questa secondo me appunto fa parte sempre del potere incredibile delle parole, perché... cioè dare un nome alle cose vuol dire riviverle, è una cosa incredibile, perché tu nella tua testa ce li hai chiaramente, non è che non, certo, ce le hai, però, però non verbalizzarle, non dargli un nome, una parola di riferimento, in qualche modo ti mette anche al riparo dallo stare sempre male su, certo, le cose che ti sono successe o che hai fatto. Quindi diciamo che io non l'ho detto ai miei genitori, o non l'ho detto a mia sorella, ma non l'ho detto a nessun altro, cioè neanche i miei amici più
cari. No, no, infatti lo dici, anzi, c'è un momento in cui vanno dette certe cose e le fai dire a tuo compagno, ai tuoi amici, ad alcuni dei tuoi amici che non sapevano nulla, però insomma sì, è una gestione naturalmente tua di questo, ognuno poi no, c'è chi riesce a raccontare di più, a esternare di più, chi lo fa tramite un libro, chi invece magari l'avrebbe raccontato a parole, questo è molto, molto personale, molto soggettiva. Nicola Lagioia ha scritto una recensione meravigliosa e questo libro mi ha toccato nel profondo, La letteratura è un'arte magica. Antonella Lattanzi ha scritto un romanzo che è una benedizione, una maledizione, una catarsi, perché in effetti è un po' tutte e tre queste cose, no? A seconda, ecco, anche del momento in cui uno sta vivendo certe situazioni, se le ha già affrontate, se le sta affrontando ora, e anche se sei un uomo o se sei una donna. Questo è un commento di un uomo e questo mi fa fare un'altra riflessione, un'altra domanda. Abbiamo parlato, no, la maggior parte delle volte, naturalmente questo è un libro che coinvolge nel corpo oltre che nel punto di vista emotivo le donne in particolare, però anche gli uomini non sono esenti, no, da questo tema, che è un tema che spesso noi associamo esclusivamente al lato femminile, però insomma no, quando si fa un figlio si è in due. Ci sono stati uomini, oltre a Nicola Lagioia e ad Andrea, che ti hanno commentato, ti hanno ringraziato per questo libro o ti hanno fatto delle domande, sono stati maggiormente incuriositi da questo libro? Guarda, noi una delle cose che sentivamo era che questo non sarebbe stato un libro letto dagli uomini. E invece in realtà mi scrivono tantissimi uomini, tantissimi, cioè un 40%, 35-40% di uomini. E per esempio mi ricordo un messaggio che mi ha mandato un uomo che mi ha detto: io e mia moglie abbiamo passato lo stesso percorso tuo, non in questa maniera così estrema, perché così estrema praticamente non esiste, e mi ha detto, però non ne abbiamo mai parlato e io ho sempre pensato di non averla capita, e tramite questo libro invece finalmente l'ho capita, e quindi mi sono messa a leggerglielo ad alta voce per raccontarci le cose che non ci eravamo detti. E poi un ragazzo di 18 anni mi ha scritto che aveva preso questo libro per il titolo, perché lo aveva incuriosito, che non aveva mai letto un libro e questo era il primo libro che leggeva e gli era molto piaciuto perché anche lui aveva tante cose che non raccontava. Quindi alla fine mi hanno stupito, diciamo, gli uomini. E gli uomini, sì, vedi, perché è un tema, io come l'ho terminato anche, no, oggi sono qui in compagnia dei miei due fonici dall'altra parte del vetro e abbiamo parlato con loro, ne ho parlato con loro, e è un tema che insomma anche loro hanno, insomma, cioè, ne abbiamo parlato con trasporto, ecco, questo voglio dire, non è una cosa che io ho commentato e loro hanno ascoltato, come faccio io, 2000 cose che dico e loro mi ascoltano e poi vabbè, ciao. No, no, hanno commentato, hanno ribattuto, hanno detto la loro sulle loro situazioni personali. Smuove, è un libro importante, Antonella, ecco, questo ti volevo dire, un libro importante che racconta di non solo di una generazione ormai, ma veramente di una fetta di persone, anche perché poi tutti i giorni noi sui giornali ci troviamo a combattere con notizie del tipo: cara la fertilità, mai meno nascite da prima della guerra, cioè non è mai successo, sono più i morti che le nascite. Ho capito, ma forse anche fare figli non è più come prima, diventa tutto più complicato, ci dovrebbe essere un sistema diverso. Noi l'abbiamo posta sul piano personale, no? E l'abbiamo parlato adesso anche come quello che è stato un evento tuo personale, facendo un poco riferimento a quelle che sono le istituzioni, ma in realtà le responsabilità delle istituzioni ci sono e sono tante. Tantissime, no, ma infatti appunto anche quando ho letto questo articolo ho pensato, vabbè, che volete, cioè, alla fine se non si fa niente, cioè se appunto per esempio l'accesso alla protezione medicalmente assistita, ci sono pochissimi ospedali che lo fanno a livelli alti, chiaramente, perché sennò diventa ancora un po' di più una tortura se tu lo fai anche male, perché poi fai 500 milioni di tentativi. Comunque invece i posti a cui si rivolgono la maggior parte delle donne sono cliniche private, e questa cosa non è giusta, perché appunto uno deve avere un tenore di vita di un certo tipo per, certo, avvicinarsi all'applicazione medicamente assistita,
oltre le medicine, oltre la possibilità appunto di dire, poter dire dal lavoro che tu non ci sei dei determinati giorni senza grande preavviso, cioè, è chiaro che le istituzioni se fossero vicine alle persone sarebbe tutto diverso, ma anche per esempio la scelta di adottare, se in Italia fosse più semplice, invece in Italia è un percorso incredibile quello dell'adozione, se in Italia fosse più semplice molte coppie probabilmente infertili o che hanno desiderio di adottare un figlio lo farebbero in numeri molto maggiori rispetto ai numeri che si fanno veramente, quindi che si fanno adesso. C'è un punto in cui proprio tu anche scrivi, no? Per esempio, che uno degli interventi che ha dovuto fare andava fatto a Londra, per esempio. Perché? Perché in Italia non ci sta una struttura così specializzata, come è possibile? Non ci stava. Non c'era. Che comunque sei dovuto andare a Milano. E comunque, voglio dire, vivi a Roma, non è che vivi in un piccolo paese in provincia. Cioè, voglio dire, sei comunque nella capitale d'Italia, dovresti aver avuto la possibilità di farlo anche qui, invece addirittura a Londra e seconda possibilità Milano. Questo, cioè, è abbastanza indicativo, no? di qual è la situazione in questo settore, è molto lontana dall'essere una condizione di normalità e di accessibilità. No, sicuramente, no, appunto, non so che non ci fosse un posto dove farlo a Roma, era una cosa incredibile. Assurda. E appunto poi purtroppo con la sovrapposizione della pandemia non sono neanche potuto andare a Londra a farlo, perché appunto, come dicevo prima, tutto quello che poteva andare male è andato male a livello globale. No, certamente noi non siamo per niente apprezzati. E poi io a un certo punto in un'ennesima operazione ho dovuto anche prendermi una stanza privatamente in ospedale, quindi a pagamento, perché le condizioni della stanza, diciamo, pubblica erano assurde, cioè non veniva nessuno a darti degli antidolorifici, non mi avevano portato da bere, non mi avevano portato da mangiare, ci trattavano malissimo e in più non puoi mettere nella stessa stanza una donna che ha perso o ha perso un figlio, ha deciso di abortire, e una che sta per partorire o appena partorito. Non è giusto. È disumano, è proprio disumana questa situazione. Leggere quelle pagine è, diciamo, diventato divertente solo dopo, quando tu hai detto adesso dico che scrivo a tutti, invece mi ha potuto fregare di meno. Questo ci fa capire il livello di potere delle parole per altre persone. E poi anche quando, oltretutto, anche, cioè, io non lo sapevo che ti vestiti da zingara, Antonella, questa cosa veramente discriminatoria proprio, ma come si è permessa, voglio dire. Uno si impegna, spende soldi e poi si aiuta anche, perché tu in quella circostanza veramente, cioè, sei stata eroica, diciamolo. A proposito di persone che non filavano le richieste, le esigenze delle pazienti, e lei così ti ha, con questa così, ti ha spiazzato o le hai risposto? Io ero curiosa anche di questa cosa. Non hai risposto, non hai avuto la forza, ti ha fregato, cioè ti ha lasciato così, senza parole. Beh sì, poi appunto volevo raccontare anche appunto quello che ti dicevo prima, non è solo un libro sul dolore, cioè volevo anche, proprio ci tenevo moltissimo a non enfatizzare, non vittimizzare e raccontare anche le cose divertenti che mi sono successe, che magari sul momento non erano divertenti, ma poi... E riflettendoci, c'è sempre un lato comico nelle tragedie, ce lo insegnano da tempo, ed è vero, è perché i greci in particolare hanno sempre ragione, ormai ho imparato questo a distanza di tanti anni, come la metti, c'hanno ragione loro, sapevano tutto loro, in effetti così è, non c'è lato più comico che nelle tragedie a volte, quindi continuiamo a vedere quel lato lì, anche se le tragedie finiscono male, non finiscono bene, ma si sa mai. A volte ci sono degli ibridi letterari, no? Ce lo potremmo essere inventato, Antonella, che dici? Per forza una tragedia o una commedia, no? Ci stanno le vie di mezzo nella vita, sì, no? Sì, ci sono anche delle vie di mezzo, però diciamo che molto spesso quando la vita si accanisce proprio male.
Devo dire che non posso darti torto su Come questo. dite voi a Roma. Infatti, quando devo dire che hai ragione, infatti non vado ad aggiungere altro su questo argomento. Hai già metabolizzato ormai questo libro e quindi sei andata oltre, come capita di solito quando si scrive e già stai lavorando ad altro, oppure adesso sei ancora concentrata su questo? No, sono concentrata su questo perché sono in piena promozione, quindi insomma. Quali sono le prossime tappe? Immagino il Salone del Libro. Allora, domani vado a Reggio Emilia Ah. a presentarlo. Poi sì, ci sarà. Poi vado a New York a un festival che si chiama Multipli Forti, il festival di letteratura italiana, a fine aprile. E poi sì, andrò a Torino, farò sia la presentazione del libro al Salone, sia un panel sul corpo delle donne organizzato da Loredana Vitterini. Beh, insomma, mi sembra piuttosto, Ah, e poi c'è piuttosto un'altra fitta. presentazione a Roma il 17 aprile, in un posto che si chiama Peppo al Cosimato, che è un ristorante dove fanno anche Presentazione di libri. Benissimo, presentazioni. e allora ci saranno tanti modi per incontrarti e per ascoltarti di nuovo Antonella. Il tuo messaggio è importante, speriamo che questo anche smuova un po' alcuni argomenti che tutte le donne dovrebbero stare a cuore, cose che non si raccontano, è il titolo che hai scelto tu? Sì, perché appunto dentro il libro a un certo punto ho messo questa frase di Simenon che dice: ma queste sono cose che non si raccontano, cose assai semplici che bisogna aver vissuto, e il giudice di M non le aveva vissute, è un giudice a cui si sta riferendo il personaggio. E quindi a un certo punto, rileggendo il libro per cercare un titolo, ho detto: vabbè, questo è il Questo mi titolo. piace, questo è azzeccato. E io sono una grandissima fan di Harry Potter e quindi appoggio tutte le battute che si trovano nel libro legate anche ad Harry Potter e a questa saga che io adoro perché naturalmente sono una malata di questi maghetti e speriamo che insomma prossimo Natale riuscirai a rivederli tutti con un sorriso. È l'augurio che ti faccio, anche perché esce la serie, quindi insomma perdersela sarebbe un peccato, No, vabbè, Antonella, tanto la serie non l'ho già eh? vista, quindi Si può fare, si si può può fare. vedere. Bene, spero che diventi anche un audiolibro. Speriamo, non so Eh? Ce ancora, lo però sì, auguriamo, facciamo penseremo. questo appello Einaudi come sempre, perché insomma è una delle modalità che a noi piacciono, anche perché sono accessibili per le persone non vedenti che preferiscono magari l'ascolto alla lettura dell'ebook con la voce sintetica, quindi è un augurio che ci facciamo sempre con tutti gli editori, che ci sia sempre una soluzione anche audio dei libri, soprattutto quelli importanti e che raccontano insomma storie come questa. Grazie mille Antonella per essere stata con noi, veramente in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a te. Grazie di cuore. E allora vi ricordo cose che non si raccontano, Einaudi editore, Antonella Lattanzi è stata con noi.